Ciao a tutti, andiamo a vedere questo piccolissimo video proprio perché mi è stato chiesto su come ribalto il pane, è una piccola cosa, però approfitto per invitarvi a mettere un mi piace sulla mia pagina Erika Official e a iscrivervi sul mio canale se non l'avete ancora fatto. Poi vi invito a condividere i miei video, condividere, commentare e mettere un like. Bene, andiamo a vedere questa piccola cosa. Questo è un pane che ha fatto l'ultima lievitazione e tutta la notte in frigo, l'ho chiuso dentro una busta e l'ho infilato nel frigo dopo la formatura. È un pane con farina tipo 2, integrale, un po' di zero. Come vedete ho preparato la carta forno su una teglia fredda rovesciata, in modo che poi farò scivolare sull'altra teglia calda. Ecco qua, giro il cestino in questo modo. Naturalmente la chiusura del pane l'avevo messa sopra, così girando mi viene il sopra della pagnotta o filone, questa è una via di mezzo. Diciamo che è più pagnotta che filone. Ecco qua, nel frattempo il forno è già a temperatura perché ho tenuto questo pane fuori dal frigo una mezz'oretta, non di più. Ora spolvero con la semola. Nel forno ho messo già un tegamino con un po' d'acqua per creare vapore. Adesso ci farò velocemente dei tagli. Farò un taglio un pochino più profondo in questo modo con la lametta. Faccio il primo intaglio e poi vado un pochino più dentro con la lametta per obliquo. Ok, adesso ci faccio così, giusto per farvi vedere un disegnino con le foglie, fate come volete, ma va bene anche solo un taglio, eh. Qui mi si è anche un po' spaccato, però non importa. Allargo un pochino le foglioline. Ok, e siamo pronti. Ora tirerò fuori la teglia calda che ho nel forno con il guanto. Faccio attenzione a non scottarmi. Ecco qua, e faccio scivolare in questo modo la carta forno. La faccio scivolare sulla teglia calda. E poi vado subito ad infilare dentro il forno. Per la cottura, sapete già, sono all'incirca 50 minuti. E questo è il pane, questo è il risultato, mi sembrava giusto farvelo vedere. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!